Martina De Ioannon, nuova tronista di Uomini e Donne. La 26enne è già molto nota al pubblico di Canale 5 per aver partecipato insieme al suo ex fidanzato Raul Dumitras all'edizione estiva di Temptation Island, docu-reality da cui la coppia uscì separata. Un amore giunta al capolinea, quindi, e ora la ricerca di un nuovo compagno con cui ricominciare, e chissà che Martina non lo trovi proprio nella prossima stagione di UED, dove sarà appunto una delle protagoniste sedute sul trono. Martina De Ioannon desidera ricominciare e provare a trovare il vero amore. Così, dopo l'esperienza fatta con il suo ex Raul Dumitras a Temptation Island, ha pensato bene di candidarsi come tronista alla corte di Maria De Filippi. La 26enne romana siederà infatti sul trono della nuova stagione di Uomini e Donne, quella 2024-2025 che sta per iniziare su Canale 5. Sono Martina, ho 26 anni e vengo da Roma, ha raccontato nel video di presentazione. Vivo con i miei genitori e lavoro nel ristorante di famiglia. Ho un carattere forte e deciso, ma ho anche le mie debolezze. Non sono timida, sono spigliata e quando sto insieme agli altri mi piace ridere e scherzare. Mi dispiace se a primo impatto posso sembrare antipatica. In realtà è perché mi piaccio e sono sicura di me. Non mi interessa del giudizio degli altri, e poi la speranza di trovare qualcuno di affine. Mi auguro di trovare una persona che condivida la mia stessa visione della vita e che abbia i miei stessi valori. Soprattutto quello della libertà che per me è importantissimo. Desidero una persona che mi faccia perdere il controllo e che mi faccia provare quel brividino. Martina De Ioannon tronista di UED, ma i social volevano Raul. La notizia dello sbarco di Martina De Ioannon sul trono di Uomini e Donne non è stata accolta nel migliore dei modi dal popolo dei social. Sotto al video di presentazione, pubblicato sulla pagina Instagram del programma, sono comparsi decine di messaggi in cui la presenza della 26enne al dating show viene criticata. Inoltre, in tantissimi, avrebbero preferito vedere al suo posto Raul Dumitras. Ma state scherzando? Io non parlo è meglio, era meglio Raul sul trono. Mo arriverà pure Carlo va, faremo come Ida e Riccardo, la vendetta, noi volevamo Raul sul trono, si è appena lasciata, ma da sola non sai stare, raga ma era palese che lei volesse farsi pubblicità e andare in qualche trasmissione?